Quest'anno, come al solito, abbiamo il piacere di ritrovarci per fare un po' il punto della situazione. Come a ogni appuntamento abbiamo delle novità, quest'anno devo dire novità interessanti, tre nuovi brand partner con i quali abbiamo sviluppato dei progetti estremamente interessanti. Parliamo di Dolomite, parliamo di 32 e parliamo di Echo. Tre segmenti di mercato totalmente diversi, dove comunque per ognuno di questi segmenti di mercato la collaborazione con noi, con Michelin, significa innovazione, qualcosa di nuovo, qualcosa di non ancora visto sul mercato. Michelin, infatti, in ogni segmento di mercato va a cercare di creare una collaborazione con quei partner che hanno nel loro DNA le stesse caratteristiche da condividere con Michelin, con caratteristiche di innovazione, caratteristiche di gettare il cuore oltre l'ostacolo e cercare sempre di fare qualcosa di nuovo. E così, oltre naturalmente ai tre nuovi brand partner, quest'anno presentiamo anche altri nuovi progetti con i nostri partner storici. Noi qui siamo presenti con dei prodotti che abbiamo sviluppato con ben 17 brand di calzature o di abbigliamento tecnico, tutti con questa, come posso dire, questa allure, questa caratteristica nel loro DNA di ricercare l'innovazione di prodotto. E quando parliamo di innovazione di prodotto, poi dobbiamo pensarla a 360 gradi, perché per noi l'innovazione di prodotto non è solo la performance, che per noi è un must have, quindi ci deve essere con dei prodotti Michelin, ma innovazione di prodotto significa anche seguire e anticipare le nuove tendenze che nel mondo outdoor vanno anche verso il mondo urban, dove i valori di comfort, di prestazioni, vengono anche trasferiti nella scarpa a ispirazione outdoor che viene utilizzata tutti i giorni in ambiente urbano. E quindi anche l'esigenza, se vogliamo, di ottenere delle prestazioni di comfort, leggerezza e anche antiscivolo in ambiente diverso da quello tipico outdoor, creando addirittura, come nel caso di Echo, una scarpa e una suola non solo adatte al mondo outdoor ma anche al mondo urbano, quasi fosse una sorta di SUV, di automobile per ogni terreno, per ogni prestazione, che sempre abbina comfort, grip e prestazioni ovunque noi andiamo.